CES 2020 a Las Vegas, siamo allo stand di Asus, azienda che ha mostrato due interessanti notebook della famiglia TUF, destinati quindi ai videogiocatori. Il primo è TUF Gaming A15, il secondo TUF Gaming A17. I due nomi 15 e 17 ci fanno capire quali sia già la diagonale dello schermo, 15 pollici per la prima soluzione e 17 pollici per la seconda. Sotto la scocca troviamo una caratteristica molto molto interessante, parliamo del processore che è per la prima volta un modello AMD Ryzen della famiglia 4000. Parliamo quindi dei nuovi processori che AMD annuncia qui al CES 2020, che sono basati su architettura Zen 2 e quindi di fatto replicano le caratteristiche tecniche da un punto di vista della CPU di quelli che sono i processori Ryzen 3000 desktop attualmente presenti in commercio. In più troviamo GPU dedicata della famiglia Vega e ovviamente per tutte le caratteristiche tecniche di questi processori vi rimandiamo ai nostri approfondimenti che pubblicheremo qui da CES di Las Vegas. La cosa interessante di questi processori è, per quanto riguarda la componente CPU, che sono disponibili in versioni sino a 8 core e 16 thread, quindi il doppio rispetto a quello che AMD offriva in precedenza con i processori della famiglia 3000 destinati ai notebook. Tanta potenza in più, quindi utile sia per il videogiocatore sia per chi ha un'esigenza di produttività personale, pensiamo ad esempio a chi fa editing video, montaggi e le solite applicazioni che sono affamate di core. Quali le caratteristiche tecniche nello specifico di questi due notebook? Sotto la scocca troviamo una GPU Nvidia dedicata, quindi non viene utilizzata la componente integrata nei processori, ma viene utilizzata una scheda video dedicata. In questo modello TUF Gaming A15 abbiamo una scheda video Nvidia GeForce RTX 2060, un modello che ben si abbina allo schermo da 15 pollici e risoluzione Full HD con frequenza di refresh massima di 144 Hz, un buon connubio quindi che garantisce prestazioni sempre molto elevate e anche la possibilità di sfruttare con questo GPU tutti i 144 Hz di frequenza di refresh verticale. Il resto è le tipiche configurazioni hardware che troviamo in notebook di questo tipo, quindi buon quantitativo di memoria, SSD veloci PCI Express ovviamente e una cosa interessante, i nuovi processori hanno supporto per memoria DDR4 3200, caratteristica che permette di spingersi oltre, per quanto riguarda le prestazioni, rispetto a quanto ottenibile con le precedenti generazioni di CPU e che è particolarmente utile non in questo caso, ma nel caso in cui questi processori Ryzen 4000 vengano utilizzati con la GPU integrata e quindi il notebook magari posizionato in segmenti di mercato più entry level e in grado di fornire comunque buone prestazioni anche per quanto riguarda la componente 3D, la componente grafica. La struttura prevede uno chassis con una finitura in plastica, il posizionamento di mercato è quello di fascia media, ma notiamo anche una finitura superficiale nel pannello piuttosto interessante con un colore diverso rispetto alla base. Nel complesso sembra un notebook piuttosto solido con tastiera estesa, quindi tastierino numerico a parte, ovviamente retroilluminata, con un design anche piuttosto sobrio che quindi va un po' oltre alcune soluzioni tecniche un po' troppo evidenti, possiamo definirle in questo modo, che portano avanti alcuni competitor e che anche la stessa Asus presenta in altre gamme di prodotto. Per il modello TUF Gaming A17 ritroviamo più o meno le stesse caratteristiche tecniche, ovviamente un pannello da 17 pollici, sempre Full HD, in questo caso la frequenza di refresh massima è di 120 Hz e troviamo una GPU differente, in questo caso un modello GeForce GTX 1660 Ti, quindi un modello sempre basato su architettura Turing ma di potenza inferiore rispetto alla RTX 2060. Il primo notebook quindi è più destinato a un videogiocatore appassionato perché può offrire maggiore quantitativo di frames al secondo con i giochi. Il secondo è più per chi ricerca una macchina di produttività personale con la quale anche poter giocare è molto bene grazie alla GPU Nvidia, ma che in generale vuole magari essere proposta ad un prezzo leggermente più aggressivo, più accessibile un po' per tutti quanti. Con la gamma TUF quindi Asus continua a proporre notebook interessanti che si posizionano in un segmento di fascia media per caratteristiche tecniche e per prezzo. Vedremo presumibilmente questi notebook anche con declinazioni Intel, ma sarà soltanto nei prossimi mesi. Questo ci è stato detto da Asus nel corso della presentazione. A presto con altre novità qui dal CES 2020 di Las Vegas.